Buongiorno a tutti. Allora riprendiamo dopo il mio intervento di prima su Vianelli. Ora siamo davanti a Padova Fiere SPA, una lunga storia di fiere organizzate ovviamente nel dopoguerra, e una storia che ha portato a Padova tutta una serie di manifestazioni fra le più importanti a livello nazionale, una storia che ha portato anche a un grande fatturato molti anni fa. La fiera è arrivata fino a 30 milioni di euro di fatturato, però dopo la gestione non opportuna da parte della sinistra e di quelli che adesso sostengono ovviamente il candidato di sinistra alle elezioni, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. E dopo molti anni di mala gestione e dopo una gara fatta e vinta dal gruppo francese GL, il fatturato passa nel giro di 10 anni da 30 milioni di euro a quasi lo scorso anno 6 milioni di euro, con tutta una serie di manifestazioni che sono andate via da Padova. Poi penso che fra qualche anno magari si scoprirà anche perché qualche manifestazione è andata a Bologna, a Milano, importantissime a livello nazionale, e perché la Fiera di Padova si era ridotta ad avere pochissime attrattive, tra cui una, la più importante. Una manifestazione che copre quasi il 50% del fatturato dell'intero ente fieristico, che è Automoto d'epoca, con il patron Baccaglini, peraltro patron Baccaglini che appoggia la mia candidatura e sarà quasi sicuramente uno dei rappresentanti nella lista Bitonci, tanto per far capire le persone che credono in un progetto di un sindaco di un'amministrazione che ha lavorato 2 anni per cercare di risolvere il problema della Fiera di Padova. Oggi le polemiche che abbiamo sentito, le polemiche su Fiera Immobiliare, questa presunta volontà del Presidente della Camera di Commercio di fare questo aumento di capitale di 4 milioni di euro e farlo perché lui dice perché i nuovi gestori dell'ente fieristico non vogliono pagare gli affitti. Allora, a me risulta qualcosa di completamente diverso. Intanto diciamo che gli aumenti di capitale solitamente a livello aziendale servono per fare investimenti produttivi e non certamente per andare a ripianare eventualmente problemi di carattere finanziario e quindi di carattere temporaneo. Non vorrei che questa soluzione fosse volta solamente a prendere la quota del comune di Padova e quindi mandarlo in minoranza assoluta, e quindi la Camera di Commercio così deciderebbe tutte le politiche di investimento da fare con la società. Quindi io penso che questa sia la verità. Come ripeto, sanno tutti che non si fanno gli aumenti di capitale solo per problemi di carattere finanziario. Non vorrei neppure che i 4 milioni di euro servissero per quel progetto che ha in mente il Presidente, che è quello di spostare l'attuale sede della Camera di Commercio dal centro della città e portarla proprio qui alle mie spalle, all'interno del quartiere fieristico. Per carità, volontà lecita, ma penso che bisogna parlare intanto col Comune di Padova, che è proprietario di una parte dei padiglioni. Bisogna parlare con l'ente fieristico, quindi con Fiera SPA, e con gli attuali gestori, che sono ovviamente titolari di un contratto di gestione, e sul quale peraltro mi pare che lo stesso attuale gestore Geo, rappresentato dall'avvocato Olivi e da Grigio, hanno fatto emergere delle serie perplessità, anche dal punto di vista giuridico, sul fatto
che quei contratti fatti a suo tempo, quelle concessioni fatte a suo tempo siano concessioni regolari. Probabilmente non lo sono, il che sarebbe molto grave, farebbe aprire un contenzioso importante sia con chi ha seguito questi contratti per il Comune e chi li ha seguiti per la Camera di Commercio e per l'ente fieristico. Sta di fatto che da qualche mese il gruppo francese GL, che ha portato l'ente fiera in questa situazione, ha deciso, dopo numerose spinte da parte del sottoscritto e delle categorie economiche, di dare in affitto d'azienda ai due imprenditori padovani che ho citato prima e al gruppo GEO. Gruppo che sta lavorando molto bene, ha presentato un piano industriale, a me interessa quello, interessa il piano industriale e non le falsità che poi leggiamo nel solito quotidiano locale che fa il Mattino di Padova, che fa da eco, che scherzando chiamiamo il Pravdino, che fa da eco solamente alla sinistra, ma i padovani penso che questo l'abbiano capito, interviste chilometriche dove non si dà minimamente spazio alla, e non si controlla le informazioni che vengono date da alcuni, mentre si fa sempre il pelo nell'uovo e si danno interpretazioni a volte anche ridicole alle dichiarazioni del sottoscritto, peraltro ampiamente verificabile e documentabile, perché insomma anche dal punto di vista professionale ho spiegato una cosa sull'aumento di capitale direi estremamente, estremamente importante. Allora, il gruppo GEO presenta un piano industriale importante. Io penso che il Comune era pronto a novembre a sostenere questo piano industriale, non certamente uscire come ha fatto senza fare l'aumento di capitale a Fiera Immobiliare, errore grave della Camera di Commercio. Quello sarebbe servito per mantenere le quote all'interno dell'ente fieristico, invece uscendo praticamente si è regalato al gruppo francese le quote di questa società. Ma la cosa direi più importante è che bisogna credere in questo investimento che sta facendo GEO, che sono dei privati, non sono un ente pubblico. Stanno rilanciando con una serie di manifestazioni e saremo al suo fianco non solo in passato ma anche in futuro. Spero che si arrivi a definire questo contenzioso che c'è in atto su il problema degli affitti. Il tema degli affitti è un tema direi fondamentale. Fiera Immobiliare non può lavorare senza gli affitti e non può continuare a finanziare il nuovo centro congressi senza gli incassi degli affitti, che quindi tutto vada aggiustato e vada per il verso giusto, cosa che non sta facendo assolutamente il Presidente della Camera di Commercio, che sta pensando ovviamente ad altre questioni. Quindi pieno appoggio. Quando si dice che Massimo Bitonci è divisivo, come ha detto il Presidente della Camera di Commercio, io da un po' gli do ragione. Io divido la città sana dalla città non sana, quindi con la parte non sana della città ovviamente sarò divisivo con quelli che cercano di farsi i propri affari, magari cercano di far lavorare solamente certi professionisti, soprattutto se sono magari parenti, quelli che cercano di dare spazio alle grandi strutture di vendita, che parlano del salotto di Padova, parlano degli esercizi di vicinato e dopo hanno interessi e attività nelle grandissime strutture di vendita, nelle grandi strutture di vendita, le 20 domande di grandi strutture di vendita che ci sono a Padova, i grandi centri commerciali che i padovani non vogliono. E quindi quando si parla bisogna anche essere coerenti nella vita, come ho sempre fatto io. Si parla di commercio e dopo si sponsorizza invece la grande struttura di vendita, e dobbiamo continuare a lavorare perché la fiera torni ad essere la fiera di una volta, la fiera delle grandi manifestazioni, la fiera che si tiene automoto d'epoca, la più grande manifestazione d'Italia, la fiera che non perde grandi manifestazioni come quella delle biciclette, che era la seconda d'Europa, che purtroppo è andata a Verona grazie anche al disinteresse da parte del gruppo GL. Quindi continuiamo su questa strada, appoggio pieno da parte mia,
abbiamo investito 4 milioni e mezzo e questi sono investimenti veri e non finti, 4 milioni e mezzo nella ristrutturazione degli immobili della fiera proprio qui dietro. Abbiamo sistemato i tetti, tolto l'Eternit, quindi resa anche più sicura la sera e la fiera è più bella, quindi più che chiacchiere vorremmo vedere soldi veri che vengono messi all'interno dell'ente fieristico, appoggiando magari quei coraggiosi privati che si sono fatti carico e hanno già investito 2 milioni e mezzo di euro nell'ente fieristico, che è bene di tutti i padovani. Buona giornata a tutti.